Ciao, vediamo insieme come creare un contorno tratteggiato, ben evidente, attorno al soggetto di un'immagine con Photoshop. Dopo aver caricato la nostra immagine nell'area di lavoro, assicuriamoci che questa immagine abbia uno sfondo tendenzialmente uniforme, altrimenti dovremmo apportare degli accorgimenti alla nostra selezione per renderla ancora più precisa. Ci spostiamo sul pannello livelli e andiamo a fare una copia del livello sfondo in modo da tutelare il livello originale. Dopodiché ci spostiamo sul menu selezione e andiamo a selezionare l'opzione soggetto in modo da lasciar fare al programma una selezione accurata del soggetto. Chiaramente dovremmo sempre fare attenzione che il bordo della selezione sia preciso e che comunque tutto il contorno esterno della figura da selezionare sia preciso. In questo caso dovremo andare ad aggiustare questa particina qui, quindi vado a selezionare lo strumento selezione rapida e con la modalità più vado ad aggiungere questo pezzo alla selezione, e così anche per questi pezzi più interni. In questo modo mi sono assicurato che la parte esterna della figura nell'immagine sia correttamente selezionata. Ora torno a selezionare l'opzione strumento selezione, andiamo sul menu selezione, poi modifica e poi su espandi. Stiamo allontanando il bordo della selezione dal soggetto principale dell'immagine. Se la foto è di alta risoluzione possiamo ragionare dai 100 pixel a salire. Clicchiamo su ok. Bene, ora con il tasto destro andiamo all'interno della selezione e clicchiamo su crea tracciato di lavoro. Una tolleranza di 2 pixel andranno benissimo. Clicchiamo su ok. Ora abbiamo trasformato la selezione in tracciato, come possiamo vedere dai punti di ancoraggio che vanno a comporre quella che era prima la selezione. Ora andiamo ad assicurarci che sia selezionato lo strumento ellisse, poi andiamo a selezionare lo strumento penna. Nella parte alta, quindi nel pannellino dinamico relativo allo strumento penna, assicuriamoci che sia selezionata la modalità tracciato. Dopodiché andiamo a cliccare su forma. Ora la forma chiaramente prende il colore di riempimento principale, che è quello definito qui nella parte bassa come colore di primo piano, in questo caso il bianco. Quindi andiamo a selezionare lo strumento ellisse, dopodiché ci spostiamo sempre nella parte alta, quindi nel pannellino dinamico, andiamo ad aprire il menu a tendina del colore di riempimento e ad annullarlo qui sul primo pulsantino. Poi apriamo invece il menu a tendina del colore di traccia e andiamo ad associare il colore bianco. Ora qui sulla destra andiamo a selezionare l'opzione della traccia, quindi la modalità della traccia, come deve presentarsi la nostra selezione. Andiamo a selezionare la modalità tratteggiato e poi possiamo andare eventualmente a modificare lo spessore della traccia per rendere i trattini, quindi il tratteggiato, più o meno spesso a seconda di quelle che sono le nostre intenzioni. Se diminuiamo chiaramente i trattini diventano più piccoli, se aumentiamo i trattini diventano più visibili e più spessi. Chiaramente possiamo sempre riselezionare il livello della forma, poi di nuovo lo strumento ellisse e poi di nuovo dal pannello dinamico lo spessore della traccia per andare a diminuire. A questo punto non ci resta che andare a esportare la nostra immagine per il web. Possiamo andare sul menu File, Esporta, Salva per web e a quel punto andare a scegliere un formato che può essere PNG24, JPEG, magari qualità 60-70, e cliccare su Salva. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!